tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con Fia su Toca. Ciao. Per i prossimi video devo soltanto arredare su Toca, anche perché devo ricominciare tutto da capo. Ho rifatto i personaggi già da sola, però ho arredato la scuola, un po' la casa, però ancora non è arredata del tutto. Però per adesso ne voglio arredare un'altra, non voglio continuare ad arredare quella. Che vuoi, Sofia? Ragazzi, vi devo dire una cosa incredibile. Oggi in macchina mi sono staccata il dente e ho preso un colpo. Pianto tipo per 5 minuti, però me lo sono staccata. Le sta per cadere il secondo dentino. Però per adesso... L'altro piccolino c'è. Adesso via che gliene frega. Adesso faremo il palazzetto, quella che è la casa di... Credo Flavia. Sì. Aspetta. Io quella casa a due piani. Pensavo che stava per finire il caricamento. Vabbè, comunque faremo la casa, credo, di Flavia e di cosa? Teresa. Allora, quindi, mettiamo i personaggi delle case. Gli ho messo... Questa è Lia. Eccola Lia. Lei, ho cambiato i vestiti, già che c'ero, li faccio più carini, più decentini. Allora, prima... Mentre che io mi spacco la gamba. Sofia, ma non avevi detto che volevi giocare a Toca per i fatti tuoi, questa sua sorella? L'esatto opposto. Anzi, no, la cambiamo la sorella. No. Cioè, almeno non si è mai fatta... No, ho sbagliato, non è che la cambio la sorella, ho sbagliato sorella. Sua sorella era lei, la migliore amica di Ofelia. Che giri fantascientifici. Ma chi è Ofelia? Quella di Lion, l'amante di Lion. Che è Anna. No, quella è la fidanzata. Ma chi non è la mia fidanzata? Se mi sta facendo impazzire. Ma dai, ma dove sono i personaggi? Cosa? Avanti, cerchiamo. Dove cavolo si trova? Io me ne infischio intanto. È bravo, fatto. Trovato uno, genitori. Dove caspiterino stalla? Teresa, sono andata nella tua stessa casa. Sclererò prima o poi. Perché? Ah, no, stavo per dire, è rimasta senza mamma ormai. Vabbè. Avanti, creiamo la stanza. Pure le bambine impazzite. Il loro letto mi piacerebbe molto mettere questo letto a castello. No, un, due, uno. Ci basta e avanti. C'è pure il lettino messo così. Che controlli? Sofia, che controlli? Che vuoi dalla mia vita? What do you want? Sofia, basta, ti stai ferma un poco? Male. Siediti e stati un pochino calmina. Va bene. Che già mi sono spaccata il piede. Ecco. Sono cattiva con lei perché lo faccio per il suo bene. Che se no lei si rompe qualche cosa. Per davvero, no? Mia sorella non sta dicendo una bugia. Lei si romperebbe qualcosa. Infatti. Che bella questa. Però vi devo far vedere la scuola, è venuta troppo, troppo bene. Troppissimo. La mia ancora non è finita. Proprio non potete capire, è troppo bella secondo me. La mia non è finita perché non ho messo il bagno ancora. Ah, sì, l'ho messo. Ah, stavo per fare uno spoiler su un'idea che mi era venuta male. Lo scoprirete dopo che avrò finito di arredare tutto. Rinizierò con quella cosa dell'agenzia dei cattivi. Mi sono venute in mente molte, ma molte idee. Anche a me sono venute cose dell'altro mondo. Cose non penso siano fattibili nella realtà. Spero di no.
Io sto facendo la stanza. Perché sarebbe molto brutto. Io sto facendo la stanzetta delle piccole. Brava, falla. Ah, il muro dobbiamo cambiare, se no è tipo troppo adulti, blegli adulti. No, degli antique. Bello! Mi piace questo qua con le patchwork. Anche me piacciono. Sofia. Sofia. Mi lasci in pace. Oh, mi stai copiando la casa! Io ti guardo! Sono qua, non sono in un'altra stanza! Pericoloso giocare a tocco con Sofia, eh? Perché poi quella appena vedi tipo il personaggio te lo fa identico. No, vede la casa. Ehi, metto questo Sofia. Tanto sono lo mia. Voglio vedere come copia adesso. Un attimo. Andiamo. Però adesso io voglio mettere una cosa che metterò nello Sofia ti sta per picchiare. Ovviamente quando dico ti sto per picchiare, scherzo. Io non la picchio. Io lo dico perché magari lei, perché come lo urlo lei scappa via e non torna mai più. Cioè di tornare torna, però meglio di niente, per 10 secondi se ne va. Non sai cosa sto combinando. No, non lo voglio sapere. Andiamo a vedere. Ma come sei tu stesso armadio? Perché? Perché lo sai perché? Sì che lo sai perché. No. Lo sai e come perché? No, non lo so. Allora vuoi pure detto il perché? Ma perché non mi entra l'armadio? Perché provi a copiare ma non sai nemmeno copiare. Sare, ma come hai fatto? Anni e anni di pratica. Mettiti letto e stupido sto letto! È stupido. Come hai fatto, Serena? Fatti i fatti tuoi. Vabbè, tu tanto stai facendo una camera di schifo. Grazie, sempre gentile, sai. Era ironica. Guarda, davvero. Che bello! Che cos'è? Cullette, tipo, cullette, quelle dei nani. Le culle dei nani. Oh, solo per rapire i bambini, in che senso? Tocca con il rapimento dei bambini. Ci va d'accordo, in che senso? Tocca il rapimento dei bambini. Che schifo. Io non vorrei. Comunque anni e anni di pratica. Fifi, da quanti anni è che abbiamo Tocca? Uno? No, 5 anni. Ma se 5 anni fa non eri nemmeno nata! No, mi hai... Ho installato Tocca. No, mi hai installato Tocca. Sì. Mi hai installato Tocca. Come no? Giovedì sera. No, hai installato Tocca prima di nascere. Se sei installato Tocca ancora prima di nascere. 5 anni fa ancora non era nata. Già lei l'aveva installato, certo. Brava. Via. Che c'è? Basta. No, basta tu che mi torturi. Ma che bello. Non è un abbinamento molto carino per questa cucinetta carina. Sare, guarda questa stanza. Troppo rossa. Mi piace. E grazie che a te piace il rosa, se non è perché la facevi rosa. Però adesso c'è un piccolo problema. Uno mega grande, uno piccolo tanto quanto una casa. Il frigo lo metteremo qua. C'è un piccolo problema, grande quanto una casa. Perché il frigo? No?
Sofiuccia, che ti è successo? Ti ho detto il frigo. Il frigo? Ma sei anche sorda? No. Sorda è diventata questa. No, non sono una sorda. Sordofia. 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 Cioè, vedi che tu per me a volte in tutte le case mazza, per te. Sei a volte la mia mazza. Ma che caspiterina vuol dire sei una mazza? Non lo so, ma intanto ah, non lo sai, però intanto lo dici. Buono. Sei una mazza, tipo il seme, quello delle carte. Grazie per i bei complimenti. Vabbè, oh, troppo tempo. Tanto io. Ok, comunque bene, sta venendo secondo me. Poi scrivetemi nei commenti. Vabbè, intanto. Questo divano è troppo mastodontico. Tanto io. Questo? Questo bello, 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 mi piace, mi piace. Poi è quasi finita la casa, dopodiché ve ne faccio vedere. Siete! Oh! Tipo quel video che ho visto ieri. Attacco dello scoiattolo volante. E poi? E poi è finito il video. Ma delle mazzate incredibili. È sempre sto mazzato. Oh, ce l'aspetti? E Sofia? Basta. Sei insopportabile. Mi stai facendo impallare la testa. Ah, io ti faccio impallare la testa. A parte che come ti si impalla la testa, questo me lo spieghi. Sono impazzita. Una tenda gialla, molto carina. Ovviamente qui. E questo poster. Sarà, vedi che la mia casa ancora non ha preso neanche forma. Apriamo e facciamo un bel bagno. Sara, non dire bagno a sedere. Ho detto bagno. No, ragazzi, ma secondo voi è una parolaccia dire il bagno? Accendiamo tutti, penso. È una cosa normale. Io infatti è da 2 ore che sono andata in bagno. Quando siamo tornati. Penso. Quando da siamo tornati. Ho fatto la pipì, cioè, non ho capito cosa è. Da comune, mortale, penso che andare in bagno sia una cosa normale, cioè anche per lavarsi. Sì, è una cosa cioè, normale. Cioè l'igiene, che cosa sei tu, Sofia, se non vai in bagno? Un piede? Non piede. Cosa sei se non un piede? Cosa sei se non vai al bagno? Un piede. Allora, penso ancora di più. No, sono... non sei un piede. Sono una persona, facciamo. No, sono un cuscino. Ah, un cuscino. Siccome è normale diventare un cuscino quando non vai in bagno per un giorno. Tanto. Che fa? Voi non siete mai diventati un cuscino? Non se non andate in bagno per un'ora? Io sono andata sempre in bagno. In bagno dopo 30 minuti. Ogni 30 minuti sei in bagno. Perché è pure ma non è... Ma che... Mettiamo... No, questo glielo metti in camera. Ma che cosa? Che te ne frega? La yappa para, yeah! Sei l'Eurospin. Yappa para, yappa para. Sei yappa papà. Ah, che bella questa cuscinetta. Adesso... Il piede di Marco. Andiamo, vi faccio vedere. Aiuto! Mi fa impazzire durante la giornata. Il piede di porco. Devo decidere. È meglio andare a scuola dove ci stanno purtroppo i professori. Li odio tutti. Non ce n'è uno che si risparmia. Oppure tanto. Restare a casa con questa pazza. No, vabbè. Stai no, ma mi è venuta un'idea.
tu te ne vai alla sera la mattina, io di pomeriggio tutti i giorni me ne vado a ginnastica. E così... Ma vedi che io venerdì ho ginnastica. Vabbè, io me la faccio tutti i giorni. E tanto io mi sto grattando. Grazie. E anche le classi ho fatto, eh. Allora, quindi questa... No, ci mancano persone, scusate, scusa. Ve le rimetto, eh. Tanto adesso. Io mi gratto. Esther stava qua? No. Sì. Michael stava qua? Non è che stanno scomparendo perché ci sono... Ci stanno troppe persone... Ah, e qua ci stava Claudio. Allora, questa è la classe A. Questo armadio è vuoto, ci devo ancora mettere qualcosa. Certo, perché tu vai... Zitta! Questa tu... è la B. E questa è la... Okay. La C. Questo è un... Visto, sono arrivati bene. O almeno, se erano solo arrivati vestiti. Questa è la palestra di scuola. E questo è il bagno. Non è molto più bello così? Che sembra un... Rispetto al gabinetto e la tendina. È molto più carino. E poi questo adesso andiamo... Che... Cosa hai fatto? E adesso andiamo a farvi vedere la casa. Non ho fatto... Sofia, basta! Mi viene da dirlo, Serena. Entriamo qua sotto. Adesso vi avvio il caricamento, visto che è già durato tanto il video. E è finito il caricamento. Allora, questa è la casa che si entra da qua. Ci va il lampione ancora, non è del tutto fatta. Qua c'è la scrivania. Guarda, ci sono. Questo è il soggiorno. Ah no, questi non sono dimenticati. Li devo dare una persona. È un po' spoglia ancora la casa, ma si deve sistemare. Ah, vero, ma perché ho no, questo. manca ancora il gattino o il cane. Ancora lo devo comprare. E qua c'è la cucinetta. Ma che strana sta cucina. Con le cose. Mentre che io mi gratto, mi ammazzo. In tutti gli sportelli. E poi qua c'è il cuore. Le camere da letto. La mansarda diventerà una palestra. Ma non ho ancora redata. Perché ho redato tutto ieri. La sera dalle 7:30 alle 8. Io boom. Mentre che io sono fatto uno studente. Aio. Ma alla fine te lo sei staccato? No. Guardate che bello questo bagno con tutte le cose. Marco. Di fashion blog. Glenn Slow. Poi la camera dei genitori con quella di Lia. Brava, tra un po' si stacca. Quella di Michael che deve sistemare magari un pochino. Faccio così. Sì, perché è molto distante. E quella delle ragazze. È perché devo mettere delle foto, però molto carina. E adesso... Basta, poi ho finito di redare. Sì, devo fare altre cose. E ho fatto anche un'altra casa, quindi per adesso è finito. Ciao, ciao. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!